E soprattutto, ragazzi, qua sotto nei commenti scrivetemi altri obiettivi da scrivere nel tabellone. Andiamo a fare un paio di obiettivi scritti da voi. Hola ciurma, benvenuti in questo nuovissimo video. Lo so, ragazzi, lo so. Dove cavolo è finita la facecam? Ve lo spiego subito. Ho avuto un piccolo problemino. Praticamente, ciurma, io per registrare la facecam utilizzo una videocamera e una scheda d'acquisizione attaccata al PC. Bene, fino a qua ci siamo. Diciamo che è leggermente esplosa la scheda d'acquisizione per la videocamera. Di conseguenza, per questo motivo sono saltate anche le live in questi giorni, perché ho avuto un sacco di problemi per via di questo motivo. Quindi anche oggi, purtroppo, ciurma, mi dispiace, ma il video sarà senza facecam. Ma da domani al 100% tornerà di nuovo la facecam. Grazie mille Amazon Prime. Oggi, ragazzi, andiamo a fare una roba molto particolare, perché sarà l'inizio di un progettino all'interno di questa vanilla. Ovvero un piccolo mercatino che sarà la base di una piccola cittadina che faremo in riva al laghetto. Quindi ci sarà in futuro un faro, ci saranno delle barchette e tante altre piccole strutture. Quindi intanto dobbiamo prendere lo spruce log, che ci tornerà sicuramente utile, perché dovremo poi craftarlo in legno lavorato. E abbiamo già le spruce slab 64, dovrebbero pure bastare. Ma manca una cosa importantissima, ciurma, ovvero tanti letti e tanta lana colorata. Andremo a creare noi dei piccoli mercatini, diciamo, quindi delle piccole bancarelle, e come tettino avranno comunque della lana, ma utilizzeremo anche i letti. E mentre, ciurma, crafto alcune cose che mi servono, vi ricordo di lasciare intanto un mega mi piace. E soprattutto vi ricordo che questa sera alle 20:00 sarò probabilmente in live su Twitch, se mi arriva in tempo la nuova scheda d'acquisizione, perché fare le live senza facecam, nope. Meno male, per i video ci sono abituato, perché ho iniziato a fare video all'inizio senza facecam, quindi alla fine mi ci trovo bene, ma le live assolutamente no. La cosa bella, ciurma, di queste bancherelle è che ognuna avrà appunto il suo colore e soprattutto il suo blocco particolare. E pensavo per appunto di farne almeno 4, e le andremo a fare in quel punto là. Quindi adesso andremo poi a sistemare quel punto là, anche perché dobbiamo farlo vicino alla riva del laghetto. Diciamo, l'immagino poi con un bel faro, con qualche barchetta. Mamma mia, che cosa bella. E mentre ci muoviamo a pigliare la lana, vi do come se mi lasciano un mega mi piace, cercando di superare i 10.000. Uno, quindi uno di 1001 like per questo video. Ho bisogno, ciurma, di 17 blocchettini di lana per colore. Quindi abbiamo già la viola, abbiamo la rossa. Prendiamo adesso anche la gialla. Anzi no, invece della gialla prendiamo l'arancione. E prendiamo, ciurma, il verde lime, dai. Ci sta. Adesso farei anche una cosa, ovvero questa crafting ce la portiamo un attimo con noi, perché ci tornerà sicuramente utile. Ah, ma ne avevo un'altra qua. E vabbè, come detto, ciurma, utilizzeremo questo spazio, ma dobbiamo un attimo sistemarlo. Quindi intanto leviamo queste fence e facciamo leggermente più spazio, perché appunto sarà qui. Naturalmente lo stile che andremo a utilizzare, bene o male, sarà simile a quello là. Secondo me che voglio utilizzare i letti, prende più il senso di una bancarella, quindi che ha un tetto, un tettuccio molto più sottile. Perfetto, ragazzi, allora mettiamo qua la crafting e facciamo subito una chest, dove mettiamo un attimo tutti i vari oggetti che ci serviranno oggi. La prima cosa che andremo a fare, ragazzi, sono appunto tutti i vari letti colorati. Quindi facciamo un bel poco di legna e andiamo a fare 4 letti colorati per tipo. Quindi facciamo così, 1, 2, 3 e 4. E li andiamo a mettere qua dentro. Poi di nuovo sbam, 1, 2, 3 e 4. E abbiamo anche quelli arancioni, e li rimettiamo qua dentro. Facciamo naturalmente quelli rossi, e già che ci siamo facciamo anche quelli di color lime. Perfetto, cioè abbiamo tutti i letti pronti. Io farei che inizierei un attimo, ragazzi, dalla bancherella rossa. Quindi prendiamo intanto i letti rossi, prendiamo le slab e craftiamo dell'altro legno. Prendiamo i barili, che saranno appunto il primo blocco che utilizzeremo per questa bancherella. Mentre per le altre bancherelle ho degli altri blocchi in mente, veramente interessanti. Uno si ricollega allo scorso episodio, quindi vediamo qua sotto, ragazzi, nei commenti chi riesce adesso subito ad indovinare di che blocco sto parlando. E soprattutto, ragazzi, qua sotto nei commenti scrivetemi altri obiettivi da scrivere nel
tabellone. Mi raccomando, perché dal prossimo episodio, quello che uscirà poi lunedì, andremo a fare un paio di obiettivi scritti da voi. Allora, c'è una prima cosa da fare, è mettere un blocco qua, 1, 2, 3 slab, un altro blocco qui. Questo qui sarà la grandezza, diciamo, della bancherella. Cosa faccio adesso? Prendiamo anche le fence e le mettiamo 3 di qua. Quella l'ho missata, 3 di qua, altre 3 di qua e altre 3 di qua. Rompiamo la fence. E già sta prendendo, ragazzi, forma. Ma non finisce qui, perché adesso prendiamo i barili e ne mettiamo uno qua e lo stesso qua. Un altro lo andiamo a mettere qui. Poi mettiamo un blocco qua sopra e uno lo mettiamo così, verso l'alto. Quindi stessa identica cosa di qua, uno verso l'alto e uno verso di qua. Prendiamo delle slabine, mettiamo una qua, un'altra qui, un'altra qua, una qui, una qui e volendo anche una qua dietro. Naturalmente non deve essere poi tutto troppo preciso. E ciurma già questo qui, vedete, sta prendendo tantissima forma di una bancherella. Ma ora passiamo al tettuccio. Quindi per il tettuccio utilizzeremo la lana colorata e anche però la lana bianca, perché così andiamo a riprendere il colore bianco del letto. E poi naturalmente con la lana colorata del letto facciamo il resto. Un bel pollettino rinforzante come sempre. E ciurma, iniziamo subito. Saliamo qua sopra. Andiamo a mettere intanto il primo letto qui. Vediamo se ce la facciamo. Non ce la facciamo. Bene, mettiamo un blocco qua, un altro blocco qui, uno qua, uno qua. E mettete, ragazzi, un letto qua, un altro letto qui. Stessa identica cosa dall'altro lato. Quindi un letto qua e l'altro letto qui. Molti di voi mi chiedono: ma Eme, come fai a prendere velocemente i blocchi dal tuo inventario e metterli nella hotbar, ovvero qua sotto? Ragazzi, semplicissimo. Basta cliccare la rotellina del mouse. È semplicissimo. Guardate, metto i blocchi qua, clicco, punto il blocco che mi serve, clicco la rotellina del mouse e sbam, dall'inventario arriva nella hotbar. Ragazzi, mi sa che vi ho fatto scoprire il santo graal di Minecraft. Molti di voi forse questa cosa non la sapevano, perché me la chiedevano sotto quasi ogni video. Non è nessun cheat, nessun hack, nessuna mod esterna o qualsiasi altra cosa. È una roba proprio di Minecraft. Ok, adesso ragazzi, i blocchi di appoggio li possiamo andare a levare. E andiamo a mettere quindi blocco bianco, blocco bianco, blocco bianco. Anzi, sapete che forse così non mi piace più di tanto. Facciamo un attimo l'opposto. Vediamo un attimo i blocchi bianchi e mettiamo blocco rosso, blocco rosso, blocco rosso, bianco, bianco, rosso e rosso. Ragazzi, questa qui è la nostra prima bancherella. Guardate che bella. Lì andremo a mettere poi casomai un armor stand con un'armatura rossa di pelle. Le faremo poi dopo. E qua sopra naturalmente, ragazzi, andiamo a mettere poi qualcosa inerente a quello che stiamo vendendo. In questo caso potremmo mettere dei pot come se fossero dei bicchieri, quindi fare come se fosse una bancherella che vende birra. L'altra bancherella, ragazzi, la farei leggermente di fronte, anche se non è perfettamente centrata con l'altra. Diciamo che non ci interessa, perché appunto sono bancherelle, quindi non hanno un senso, diciamo, di precisione, a mio parere. Quindi voglio dargli un attimo un senso molto randomico di come sono posizionate. Così evitiamo anche un attimo di spaccare casomai quest'albero. Per l'altra bancherella, ciurma, mettiamo il primo blocco qua, poi facciamo 1, 2, 3, l'altro blocco qui, come ormai ben sapete. Le slabine, insomma, andiamo a ripetere la stessa identica cosa che abbiamo fatto prima. Qui mettiamo le tre fence. Quella sbagliata c'è sempre, ragazzi, c'è sempre la fence sbagliata. I blocchi di appoggio per i letti colorati. E questa volta, ragazzi, facciamo invece quelli viola, dai. Facciamo quelli viola. Quelli viola, ragazzi, sarà una bancherella casomai di pozioni, o comunque che vende delle pozioni o roba per le pozioni. E quindi mettiamo il primo letto, non messo così, primo letto così, secondo letto così, altro letto e altro letto messo male. Ma ti pare che lo mettevo male il letto? Ce la facciamo? Vado ad affogarmi nel lago. E a questo punto, ragazzi, come prima, viola, 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 viola di qua, viola di qua. E prendiamo poi il bianco e facciamo così. Ragazzi, guardate che cosa bella che sta già uscendo. Però questa qui, che bancherella sarà? Beh, andiamo un attimo nella nostra zona farm. Andiamo a prendere un paio di blocchi che ci servono. Come detto, sarà qualcosa inerente alla pozione. Quindi, volendo, possiamo utilizzare delle zucche intagliate. Ragazzi, abbiamo questa farm che ormai, vedete, è pienissima. Prendiamo quindi 6 zucche. Già, in realtà ci siamo... Vabbè, le prendiamo queste qua, perché guardate, già si sta riempiendo tutto. E già che ci siamo, ragazzi, andiamo a craftare un poco di anguria. Proprio angurie intere. Adesso ci facciamo una cosa carina. Mettiamo qua 4 zucche,
Perfetto. E prendiamo un attimo le cesoie. Le rendiamo appunto tipo intagliate in questo modo. Le prendiamo adesso ragazzi tutte. Però due di queste le facciamo jack-o'-lantern. Andiamo a mettere qua un jack-o'-lantern. Un'altra invece andiamo a mettere qui. Prendiamo ora una zucca normale, la mettiamo qua. E l'altra leggermente creepy la mettiamo tipo una qua dietro, l'altra qua sopra e un'altra zucca normale qua. Come sempre finiamo il tutto con le slabine, come avevo fatto in questo modo. Quindi slab qua, una qua a terra, quindi la stessa cosa anche qui, e una poi qua dietro. Ragazzi, e abbiamo finito adesso anche l'altra bancherella. Pian piano sta prendendo forma. Bene, ci ho messo, io penso che avete capito un pochettino come si fanno tutte le varie bancherelle. Adesso ci vediamo quando finirò l'ultima. Allora ciurma, sono dalle mie bellissime api e vediamo un pochettino se la farm sta funzionando. Yes, sta funzionando. Allora abbiamo bisogno intanto di un paio di boccette e dobbiamo prendere dell'honeycomb, perché adesso andremo a craftare, ciurma, il beehive delle api. Infatti avremo noi ragazzi la bancherella color arancione, che sarà la bancherella che venderà miele. Ho anche degli item frame, ma ho già sistemato ragazzi tutto quanto nella nostra zona. Ed eccoci qui ragazzi, abbiamo fatto tutta la zona delle bancherelle. Guardate che belle, già ho messo alcuni oggetti. Qua ho messo appunto i due pot come ho detto all'inizio. E guardate che cosa bella. Ho fatto anche qua ragazzi il sentiero che ci porta ovviamente vicino all'entrata, che poi andremo a migliorare, perché adesso tutto questo diciamo recinto lo andremo a migliorare casomai questa sera in live. Sempre se non esplode nient'altro. Questa qui è quella fatta con i meloni, quindi con il lime. Guardate che cosa bella. Ho messo anche il glycerin melon, secondo me ci sta. E dentro questa cesta ragazzi abbiamo le armature colorate e abbiamo 4 armor stand. Ma prima di tutto finiamo l'ultima bancherella, quindi andiamo a finire quella con il beehive. Quindi mettiamo uno qua, uno qui e uno qua come sempre. Uno qua, tac, perfetto. Ok, mettiamo anche le ultime slabine e ragazzi, direi che ho sbagliato di nuovo. Perfetto, ci siamo. Ragazzi, andiamo a mettere adesso un item frame qua, un altro qua e volendo mettiamo ad esempio qua l'honeycomb e qui mettiamo una boccettina di miele. Una me la bevo, perché no? Ok. E ragazzi, le bancherelle sono quasi finite, mancano soltanto i venditori, che non useremo i villager ragazzi perché sono scappano. E intrappolare i villager ragazzi non si fa. Mettiamo quindi un armor stand qua e qua dobbiamo mettere adesso quello color lime. Lo facciamo tac 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 e così. Guardate che cosa bella ragazzi, mamma mia che spettacolo. Qua ne mettiamo un altro e mettiamo adesso quello arancione, quindi il venditore di miele. Qua mettiamo quello rosso, lo mettiamo al centro, tipo messo dritto così. E l'altro invece lo possiamo mettere uno per di qua, così dai. Lo mettiamo leggermente più lontano. Vestiamo quello rosso, nice. E infine ragazzi, quello viola, quindi il venditore di pozioni. Ciurma, ho messo anche qualche falò che avevo prima nel mio inventario per dare un pochettino più di movimento alla zona. Naturalmente adesso poi andremo ad abbellire ancora di più. Prendendo ciurma, abbiamo oggi iniziato il progettino di questo piccolo borgo, o di questo piccolo paesino, possiamo dire, vicino alla riva del fiume. Mancherà naturalmente un bellissimo faro, delle barche e tante altre cose faremo nei prossimi episodi. Bene ragazzi, io vi saluto e vi ricordo che appunto questa sera alle 20:00, quindi alle 8 precise, sarò in live su Twitch, sempre se non avrò altri problemi. Vi invito ancora ragazzi a lasciare un mega mi piace e iscrivetevi al canale se siete nuovi. Mi raccomando, iscrivetevi e attivate anche la campanellina. E dal vostro capitano, dalle sue bellissime bancherelle è tutto. Ciao a tutti. Cacchio, ma manchi il VQ con le rose.